No, beh, pure Cassano ha preso, no, è stata una grande parata, ha fatto Ah, sì. una buonissima partita, però loro non ha segnato. Diciamo che abbiamo preso Ben più della metà. prendere un po' più della metà dei marcatori, peraltro tra centrocampisti, difensori e attaccanti è sempre molto difficile. Io sono felice perché mentre vedevo appunto queste giornate mi guardavo un pochettino e facevo mazza, però comunque più o meno questi su tutti i giocatori che ci stanno, no? Noi quanti ne mettiamo? Una quindicina in Sì, poi non genere. solo l'attaccante, ma anche i centrali di E, difesa, esatto. centrocampisti, si Quindi sbaglia. abbiamo. Sì, questa settimana. Ah no, quella era la scorsa settimana. Addirittura avevo preso pure il gol di Gonzalo Rodriguez, no? Sì, E, 2 settimane sì, due fa. settimane fa. No, cioè, sì, pure su qualche difensore. Insomma, ecco, ad esempio adesso c'è questo Goldaniga che io peraltro consiglio ai fantacalcisti. Sicuramente in pochi avranno preso a inizio campionato. Io vi invito ad andarlo a prendere perché ha il vizietto il gol. Al netto che ha fatto due reti, comunque scende quasi sempre sui calci d'angolo. E ragazzi, la prende molte volte su 4-5 calci d'angoli. Lui almeno 3 volte la va a incornare. È evidente, sono difensori, non la buttano sempre dentro, altrimenti facevano i centravanti. Ma è importante quando ci sono questi difensori che vanno sempre a staccare di testa, un po' come Bonucci, no? E quindi quei difensori così che magari a fine anno fanno 4-5 marcature. Che fanno sempre comodo ai fantacalcisti. Allora, ragazzi, io la chiudo qui. Vi saluto, vi ringrazio. Forza Roma, passo alla Lazio. Sempre. Speriamo che in questa settimana però la pareggino la partita. Mi raccomando, giocate con moderazione. Buon Natale a tutti. Ci vedremo sicuramente prima o dopo della no, ci sarà poi la pausa, Sì. quindi ci vedremo sicuramente con l'anno nuovo. Prima di Buona gennaio. fine, buon principio. Io per la fine di quest'anno voglio ringraziare tutte le persone che ci permettono di realizzare questa trasmissione, ma tutta con tutte comunque le trasmissioni, ragazzi qui che sono sempre così gentili, che mi sopportano e che mi continuano ad invitare nonostante tutto. Quindi io ringrazio Moro, ringrazio il Pampa, ringrazio Max, ringrazio Lorenzo dietro al vetro. Questa sera, insomma, abbiamo anche ingentilito la presenza qui nello studio. Quindi Siamo ringrazio Francesca. E i nostri sponsor che comunque ci aiutano a mantenere viva questi momenti per i quali stiamo insieme. Buon Natale! Il Natale è un momento anche di riflessione, sia che si è credenti, sia che lo si è meno. Quindi passiamolo bene, sereni, in famiglia. E non dimentichiamoci che questo è l'anno della misericordia e tutti possiamo fare qualcosa in più. Buon Grandissimo, anno, grandissimo. ragazzi. Grandissimo di Cosmo come sempre. Buon anno anche da parte mia qua a Club de Football. Ci risentiremo a gennaio. Vediamo cosa dirà adesso il campo in quest'ultime fasi, chi sarà la regina d'inverno. E rinnovo anche io gli auguri anche da parte di Federico, comunque gli affatti di Maxi che non era presente stasera. Ringrazio tutti i collegamenti telefonici, in nome delle Aquile, Tana dei Lupi. Si sono susseguiti sempre con grandissima professionalità da parte dei ragazzi che lo fanno principalmente per passione, con una grande passione. E noi ci rivediamo sempre in un forma di prima a gennaio. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesca? No, io mi unisco agli auguri, ai ringraziamenti, insomma faccio anche i complimenti a voi che mettete evidentemente tanta passione in questa radio e credo che abbiate anche avuto delle belle soddisfazioni perché comunque è una bella radio, è ascoltata. Quindi niente, mi unisco agli auguri, ci vediamo e ci sentiamo con l'anno nuovo e grazie a tutti e buone feste. Grazie, grazie anche a te. Mi sto guardando una bella sigla di chiusura perché in genere vediamo sempre come apriamo con Football's Coming Home, però voglio mettere stavolta un'altra sigla.
una canzone che piace tantissimo a Maxi, quella che piace di più ai tifosi, che è You'll Never Walk Alone. Questa qui però fatta da tifosi del Liverpool, perché siamo un gran gruppo, no? E neanche noi camminiamo da soli. Buonasera a tutti.